Vigilia di Pasqua con buone notizie a Cava dei Tirreni sul fronte Covid-19. Infatti, come annunciato dal sindaco Vincenzo Servalli, nelle ultime ore sono state dichiarate clinicamente guarite altre due persone che avevano contratto il coronavirus. Nella giornata di ieri, però, dal laboratorio dell'ospedale Ruggi di Salerno è stata comunicata la positività di un altro tampone. Che abbiamo veramente una buona notizia stamattina, e cioè di due nuovi guariti al Covid-19, cioè di due persone che hanno fatto due tamponi consecutivi di verifica e sono risultati entrambi negativi. E quindi sostanzialmente abbiamo adesso cinque guariti Sì. e speriamo che questo trend, diciamo così, vada crescendo giorno per giorno, settimana per settimana. Queste notizie hanno un valore certamente psicologico per la collettività, Sì. hanno un valore straordinario per le persone che sono guarite, ma dal punto di vista del dato statistico, per attribuirne un significato, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. Sì. Cioè, sostanzialmente, queste sono persone che sono risultate positive al Covid, hanno gestito prevalentemente in casa Sì. la malattia, il contagio, e poi si sono sentite meglio, hanno fatto un primo tampone, hanno fatto un secondo tampone, per cui escono dal numero dei positivi e diventano guariti. Se questo trend, come noi ci auguriamo, continua, ebbene, insomma, è una cosa molto Anche importante. perché Ovviamente, nella giornata di ieri abbiamo avuto ulteriori 11 risultati di tamponi con 10 negativi ed un positivo. Quindi abbiamo che il numero di tamponi nel complesso sta crescendo. Nella giornata di ieri ne sono stati infatti 21, oggi di cui stiamo aspettando i risultati, e oggi pure si stanno facendo i tamponi. Cresce la velocità con la quale abbiamo i risultati dei tamponi. Il rapporto tra numero di tamponi e tamponi positivi è un rapporto che si sta delineando un po' meglio. Dopodiché cominciamo ad avere anche i guariti. Questo è un po' il quadro. Se osserviamo questa tendenza nella prossima settimana, per esempio, potremmo cominciare a dire che qualche cosa di significativo sta cominciando a accadere. Al momento, quindi, nella città metelliana il numero complessivo delle persone che hanno contratto il coronavirus è di 31, di cui 6 deceduti e 5 guariti. Quindi rimangono in gestione al Dipartimento di Prevenzione alle strutture ospedaliere 20 casi di cavesi positivi al virus. Intanto, ieri pomeriggio, i consiglieri comunali di opposizione hanno avuto modo di incontrare telematicamente il sindaco Servalli, al quale sono state avanzate una serie di perplessità sulle modalità e sui criteri individuati per l'erogazione del contributo relativo ai buoni spesa. Dal canto suo, l'amministrazione ha assicurato che sono state smaltite in tempi celeri tutte le domande pervenute ai servizi sociali, senza alcuna selezione, e che la distribuzione alle famiglie è già cominciata nelle scorse. Ora è del tutto evidente che noi siamo chiamati a fare un altro sacrificio ogni 2 settimane. È difficile, è complicato, è pesante per tutti quanti, ma davvero rischiamo di perdere tutto per una impazienza che sarebbe ingiustificata. La grande battaglia con il coronavirus richiede ancora pazienza. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che nel consueto aggiornamento settimanale ha evidenziato come le prossime settimane dovranno essere ancora contraddistinte da grande senso di responsabilità e sacrifici finalizzati al contenimento della diffusione del contagio. Il pieno controllo dell'epidemia, a parere del governatore, rappresenta una condizione essenziale per procedere a una progressiva ripresa delle attività economiche. Noi possiamo cominciare a parlare seriamente di ripresa economica del paese e anche di una ripresa di vita sociale quando avremo la certezza non di aver risolto il problema del contagio, ce lo trascineremo ancora per mesi, ma quando avremo la certezza che
è stato contenuto il contagio, cioè è stato bloccato davvero il percorso di crescita delle infezioni. Contiamo di arrivare a questo risultato fra fine aprile e inizio maggio, se manterremo comportamenti di grande responsabilità. Poi potremo cominciare a ragionare sulla ripresa di attività economiche, ma la precondizione ovviamente è che abbiamo il pieno controllo della epidemia. Il rischio, in caso contrario, è molto semplice. Ci illudiamo di riprendere la vita produttiva e sociale del paese, fra non più di 2 settimane siamo ricostretti a chiudere tutto e veramente a quel punto diventa una tragedia. De Luca ha inoltre annunciato che nelle prossime settimane anche in Campania le mascherine diventeranno obbligatorie. Avete visto che in Lombardia il presidente della Lombardia ha fatto un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso della mascherina quando si è fuori di casa. Noi non abbiamo adottato questa misura per una ragione semplice, perché vogliamo prima mettere in produzione 3 milioni e mezzo di mascherine. Poi faremo alla fine del mese anche noi un'ordinanza che rende obbligatorio l'uso della mascherina. Il governatore ha ribadito anche l'appello ai cittadini della Campania affinché evitino gli spostamenti nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Intanto voglio ribadire che è vietato muoversi da casa. Faccio un appello particolarmente accorato per questo fine settimana. Rimanere a casa è essenziale. Se in questo fine settimana ci rilassiamo e ci riversiamo nelle strade, fra 2 settimane conteremo le migliaia di nuovi contagi. In queste ore stiamo lavorando perché c'è il pericolo di rientri dal nord verso la Campania e il sud. Ci saranno posti di blocco ai caselli autostradali, ci sarà un controllo preventivo nelle stazioni ferroviarie. Dobbiamo impedire assolutamente che ci venga portata un'onda di contagio che ci metterebbe in difficoltà nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il piano economico-sociale, nei prossimi giorni saranno rese note nel dettaglio le modalità per accedere ai benefici. Piano economico-sociale della Regione Campania. Ora, come sapete, noi abbiamo approvato un piano economico-sociale che alla fine è arrivato a un importo di 900 milioni di euro. È uno sforzo gigantesco che stiamo facendo. Anche qui siamo già nella fase 2. Uno sforzo gigantesco per dare una mano alla povera gente, alle piccolissime imprese danneggiate dalle chiusure di attività di questi 2 mesi, ai professionisti che non hanno lavorato e così via. Avrete delle informazioni dettagliate sul sito della Regione Campania da martedì prossimo. Sarà spiegato in maniera estremamente semplice qual è la misura che prevede la Regione e come pensiamo di procedere per dare i contributi. È entrato nel vivo il weekend pasquale che, come da lungo annunciato, sarà cruciale per capire l'evoluzione dell'emergenza coronavirus anche nella città metelliana. Se da un lato i cittadini sono stati invitati alla responsabilità e al rispetto rigoroso delle misure imposte, dall'altro, già nei giorni scorsi, specie nelle frazioni, sono stati intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale per individuare e sanzionare i trasgressori. Noi oggi, domani e dopodomani sono 3 giornate cruciali per lo sviluppo del contagio nella nostra città. Da più parti si è detto appunto che l'attenzione deve essere massima, l'attenzione è estrema ed è quello che appunto cerchiamo di assicurare. Stiamo controllando, io l'ho fatto personalmente pochi minuti fa, il grado di affollamento, le file all'interno dei supermercati. Abbiamo controllato personalmente i supermercati più grandi. Abbiamo pattuglie davanti ai supermercati,
all'interno dei supermercati c'è un controllo e degli addetti, che ringrazio, degli addetti appunto ai supermercati stessi, e diciamo da parte nostra. Verifichiamo che chi entri abbia la mascherina, che non ci sia affollamento tra le corsie, che la fila sia rispettata con le distanze, e nelle strade adiacenti ai supermercati ci sono dei posti di blocco della polizia locale. Ora passiamo per piazza Ferrovia, ce ne sono due sono all'altezza di Viale Riccardo Romano. Sono stati fatti ancora numerosi altri verbali. Negli ultimi due giorni ne sono stati fatti 12-13, ricordo che ogni verbale è 500 euro, poc'anzi ne sono stati fatti ancora altri, addirittura all'interno dei supermercati ci troviamo persone in coppia. Perché è chiaramente vietato, l'abbiamo detto più volte, uscire in coppia per fare la spesa. Come previsto dall'ordinanza emanata nei giorni scorsi dal primo cittadino Vincenzo Servalli, tutti gli esercizi commerciali, con l'esclusione delle farmacie di turno, resteranno chiusi a Pasqua e Pasquetta. Nella cruciale giornata di lunedì, in particolare, le forze dell'ordine metteranno in campo uno sforzo straordinario per il controllo del territorio. Lunedì ci sarà uno sforzo straordinario della polizia locale e di tutte le altre forze del gruppo. È stato anticipato l'orario di entrata in servizio, che è anticipato alle prime ore del mattino, e saranno presidiati tutti i posti solitamente frequentati da noi cittadini cadenti per la gita di Pasquetta. Poi abbiamo persone anche all'interno dei boschi, cioè abbiamo persone che con altra divisa saranno all'interno dei boschi e che ci segnaleranno le situazioni di infrazione dei regolamenti. Per questo motivo faremo dare in volo anche il nostro drone, e quindi il controllo sarà totale, per quello che ci riesce, del territorio. Inoltre il primo cittadino Vincenzo Servalli ha fatto sapere che insieme all'assessore Del Vecchio è stato concordato di intensificare nella giornata di sabato 11 aprile i controlli per verificare eventuali azioni speculative sui prezzi dei generi alimentari e di prima necessità. L'invito rivolto dal sindaco ai cittadini è quello di segnalare le anomalie riscontrate negli esercizi commerciali, affinché possano essere effettuati controlli mirati e rapidi. Non si allenta la morsa delle forze dell'ordine per contenere i rischi da Covid-19. Nel secondo giorno di controlli H24 in strada da parte della Polizia Municipale di Capaccio Pestum, in occasione del long weekend di Pasqua, gli agenti comandati dal Maggiore Natale Caro Tenuto, per prevenire ed evitare l'ingresso di persone o villeggianti provenienti da altre zone della regione, hanno presidiato in pianta stabile i principali varchi d'accesso alla città dei templi, in particolare la rotatoria di Ponte Barizzo e gli incroci di Santa Venere e Focesele. Così come disposto dal sindaco Franco Alfieri, che ha chiesto ai caschi bianchi anche di intensificare le verifiche sul litorale relativamente alle case vacanza, dove però non si registrano ad oggi arrivi di villeggianti. In tutto 874 i veicoli controllati ai posti di blocco, con 11 sanzioni pecuniarie elevate per inosservanza delle vigenti disposizioni del governo per l'emergenza coronavirus. Ieri i controlli furono 1067 con 15 sanzioni. I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, comandati dal maresciallo Giuseppe D'Agostino, hanno fermato invece oltre 400 veicoli, elevando 6 sanzioni, 3 a carico di persone che da Agropoli si recavano nella vicina Giungano senza giustificato motivo, e 3 nei confronti di extracomunitari pakistani che circolavano in bicicletta sul territorio comunale capaccese senza necessità né autocertificazione.
Supermercati e negozi chiusi domenica e lunedì come da ordinanza regionale ed allora vigilia di Pasqua in fila. I salernitani questa mattina sono scesi in buon numero per strada, radunandosi nei pressi di farmacie e negozi di generi alimentari. Nonostante il presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, si è registrato anche un aumento del traffico veicolare dovuto forse alla necessità per molti di fare incetta di generi alimentari, conserve, pasta, acqua in particolare, così da trovare più comodo caricare tutto nella propria autovettura. Tra Mercatello e Torrione, code ed assembramenti quasi inevitabili, macellerie, pescherie, forni, negozi di ortofrutta, oltre supermercati. Per il pranzo di Pasqua e per quello di Pasquetta ognuno si è organizzato come poteva, cercando magari di compensare il sacrificio di dover restare in casa per 2 giorni, nonostante il bel tempo, con le prelibatezze della tavola. A Piazza Sant'Elmo il Comune ha deciso di far delimitare con dei nastri bianchi e rossi l'area che comprende panchine e tavoli, onde scoraggiare gli abituali frequentatori ad adibirla al luogo di incontro per una chiacchierata o una partita a carte. Certo, restare in casa peserà a tutti, giovani ed anziani, e le previsioni meteo che danno tempo bello non aiutano. Il sacrificio però sarà necessario, qui come in tutte le zone di Salerno, dove per fortuna finora il contagio non è dilagato. Questa è la zona orientale, non diversa la situazione anche andando verso il centro cittadino. Via Mobilio era molto trafficata e frequentata, persone in fila ma non solo, qualcuno non ha saputo resistere alla tentazione di fare una passeggiata, di prendere un po' di sole e di scambiare 4 chiacchiere con amici o conoscenti. Lunghe file davanti ad un panificio, i forni del resto, come anche i caseifici, sono stati presi d'assalto perché molti hanno voluto fare scorte di pane e latticini vista la chiusura di domani e lunedì. Ancora un lutto a Cava dei Tirreni. Si è spento nel pomeriggio, all'età di 95 anni, Gerardo Canora, storica figura della politica, dello sport e dell'associazionismo cavese. Assunto al comune nel 1942 e dopo aver prestato servizio nelle forze alleate nel 1945, comincia a lavorare presso l'ufficio ragioneria dell'ente. Dopo aver conseguito per esami la patente di segretario comunale e provinciale, vinse il concorso quale segretario ragioniere dell'ente comunale di assistenza e dei suoi 52 enti amministrati. Nell'ottobre del 1954 coordinò il servizio assistenziale a favore degli alluvionati di Cava, Moline e Vietri. Nel 1980, invece, in seguito al terremoto, fu incaricato dell'organizzazione dell'ufficio speciale per i problemi del sisma. Lavorando a stretto contatto con l'allora commissario di governo Giuseppe Zamberletti. A seguito di un decreto del governo che sopprimeva gli enti assistenziali trasferendone tutte le attività al comune, nel 79 Gerardo Canora ebbe l'incarico di capo ripartizione dei servizi sociali, culturali e del tempo libero, incarico che ha svolto fino al pensionamento avvenuto nel 1989. Nel triennio 97-99 è stato anche componente della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno. Gerardo Canora inoltre si è distinto anche nell'ambito sportivo. Nel 1962, insieme ad altri pionieri, fondò la sezione cavese del Centro Sportivo Italiano, mantenendo la carica di presidente fino al 1984, quando, a seguito della nomina nel Collegio dei Probiviri del CSI a Roma, rassegnò le dimissioni. Nel corso degli anni Canora ha visto crescere e formarsi con i valori sportivi ed etici del CSI intere generazioni di ragazzi e ragazze cavesi. Negli anni 50 inoltre è stato il segretario della Cavese ai tempi della presidenza di Eugenio Abbro. Altra grande passione di Canora è stato il giornalismo. Per anni è stato corrispondente da Cava dei Tirreni di testate quale La Voce di Salerno, Il Mattino e La Gazzetta dello Sport. Negli ultimi anni Gerardo Canora è stato presidente dell'Associazione Amici della Terza Età Antico Borgo. La redazione, gli editori e tutto lo staff di RTC Quarta Rete si associano al dolore della famiglia Canora, da sempre vicina alla nostra emittente. Duci Trezza vi augura a tutti voi una santa Pasqua e un abbraccio virtuale.